Le SS sembravano più inquiete del solito. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, quasi calmo, e si mordeva le labbra. L'ombra della forca lo copriva. Il Lager Capo si rifiutò questa volta di servire da boia. Tre SS lo sostituirono. I tre condannati salirono insieme sulle loro sedie. I tre colli vennero introdotti nei nodi scorsoi. «Viva la libertà!» gridarono i due adulti. Lui, il piccolo, taceva. Dietro di me udì un uomo domandare: «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: «È appeso lì, a quella forca».